Sono arrivato tardi perché ho fatto il prete. E questo è un piccolo appuntino riguardo al capitolo della famiglia. Bisogna cercare di mettere in ordine le cose e l'importanza delle scelte. Sto qua perché ho avuto la fortuna e la fatica di frequentarti quando incominciavo ad avere 14 anni, dall'epoca del liceo, dove abbiamo fatto politica insieme, nel senso che tu pian piano ti costruivi e io alle volte ero d'accordo, alle volte non ero d'accordo, spesso bisticciavamo, ci pigliavamo sotto braccio e ragionavamo, però per me è indelebile, per la dimensione politica tua, una telefonata di cui non ti ho mai parlato, che mi fece papà, quando tu incominciasti per la guerra in Iraq a fare lo sciopero della fame. Mi chiamò papà e disse: professore, vedi, ti faccio desistere. Io però non ti ho fatto desistere, anzi, stavamo in assemblea insieme, e questo per dire quello che era il mio modo di seguirti. Oggi ci troviamo di fronte a chi scende in politica e a chi sale in politica. Nicola sta in politica da una vita, per cui si differenzia un poco da tutti, e questo mi esalta come amico e come un po' come di insegnante. Nicola sta in politica da una vita e ci mette la faccia e la scelta non solamente nel libro ma con la sua persona, per quel che si riferisce all'appuntamento che dovremo avere in maggio. Va bene, lui dice: io ci sto, come già l'altra volta, senza aspettare equilibri, accordi, furbizie, si schiera, si propone e si presenta. Questo io lo apprezzo molto, perché è una caratteristica sua che pure quello mi esalta. Il libro mi piace perché, pur proponendo delle scelte, io l'ho letto molto tempo fa il libro, lo posso dire questo, l'ho letto non stampato, l'ho letto scritto e fotocopiato quando dovevo andare ancora in stampa. E come ti ho fatto l'appunto per questo riguardo la famiglia, dico, il libro mi ha esaltato perché propone un metodo da sintetico. Il metodo è quello del parliamone, confrontiamoci, discutiamo. Io penso così, però non è apolitico, non è chiuso agli apporti che possono avvenire. Allora, se noi andiamo avanti, se ci diamo da fare, io non ho difficoltà a schierarmi, va bene? Tanto di mazzate da parte dei miei confratelli e da parte della comunità mia mi ha prese già in altri tempi, e questo non mi scompone. Noi avremo un sindaco non supponente, come l'abbiamo avuto in altre epoche, né arrogante, come l'abbiamo avuto ultimamente. E allora avremo un sindaco, spero, con cui si può discutere, che si può contestare, a cui si possono offrire dei contributi per cercare di fare qualcosa di buono per la nostra città, che è quella di oggi, e chiudo, non quella di ieri. Gli stanghesi hanno un grande brutto difetto, perché sono nostalgici. È inutile, e il libro emerge, è inutile essere nostalgici. Castellammare con le carrozzelle non ci sta più. Castellammare con le case che si affittano a coloro che vengono a passare le acque non ci sta più. Ci sta quella di oggi, con i cantieri navali in crisi, con i cantieri metallurgici di cui è rimasto solo l'archeologia industriale, si dice, va bene? Allora su quello lui dice: incontriamoci, discutiamo, senza supponenze e senza arroganza. E io di questo ti ringrazio e ti faccio i migliori auguri.